Noi, studenti dell'Ollino, dopo aver frequentato un corso riguardante il giornalismo, abbiamo deciso di presentare questa videoinchiesta con l'obiettivo di presentare delle realtà economiche e ecosostenibili. Queste interviste sono state girate prima che l'emergenza Covid iniziasse e si diffondesse. Vi lasciamo alla visione della videoinchiesta. Riguardo l'ambiente ci siano ancora persone che gettano la plastica nei fiumi. Noi studenti del liceo Rollino ci siamo chiesti se, lasciando stare le cose veramente piccole e anche i temi veramente grandi, sia possibile vivere seguendo un'economia sostenibile. Oggi andiamo a conoscere Annalisa Redea, che ha aperto un'attività alternativa nel Castionese. Andiamo a conoscere lei e i suoi amici. Dopo la terza bimba avevamo proprio deciso di cercare un terreno per portare i bimbi così a star fuori all'aria aperta. E dopo nel 2012 invece abbiamo proprio deciso di aprire l'azienda agricola e quindi abbiamo partecipato ai bandi del primo insediamento e quindi alla fine abbiamo ricevuto anche un finanziamento per fare la stalla, per acquistare gli animali e quindi siamo partiti proprio. Sì, io facevo appunto dopo come attività principale, perché prima facevo tutt'altro lavoro. Non è un lavoro asettico, così è un lavoro anche così sociale, nel senso che ci si confronta, i bimbi fanno delle esperienze di natura che al giorno d'oggi sono anche un po' difficili. Quando uno sta male, la natura ti dà sempre un aiuto, nel senso che comunque vedi che la natura comunque sia va sempre avanti, per cui anche e poi se tu ti occupi o di un animale o di una pianta, comunque c'è vita, per cui tu alla fine devi sempre tirar fuori qualcosa che ti spinge ad andare avanti con entusiasmo, hai capito? Non a sederti e lasciar passare le giornate così senza uno scopo. E quindi a volte è capitato anche che venissero qua i bimbi disabili, insomma hanno avuto delle belle esperienze proprio perché secondo me è terapeutico. Tanti mi dicono che è arduo, nel senso che è difficile trovare una donna che faccia lavori duri così, però a me diciamo è sempre piaciuto. Crede che possa essere anche un esempio per altre persone? A livello provinciale ce ne sono tanti che ragionano così, che si stanno muovendo proprio nel piano della sostenibilità, per cui insomma fa ben sperare. Tante persone aprano gli occhi e capiscano che è l'unico modo per andare avanti se si vorrà avere un mondo pulito, altrimenti sì, dopo i costi sociali anche dell'inquinamento li pagheremo tutti noi. Siamo qui oggi per visitare il Bed and Breakfast Giardini dell'Ardo e siamo venuti a fare qualche domanda al proprietario, visto che sappiamo che questo è un esempio di sostenibilità ambientale. Sono un architetto, però un po' di tempo fa ho deciso di intraprendere anche un'altra attività che è appunto quella dell'ospitalità, quindi abbiamo aperto un bed and breakfast. Abbiamo pensato di realizzarla con una tecnica molto particolare, che è quella del legno associato alla paglia, quindi tutte le parti insomma che compongono l'edificio sono state realizzate in legno come struttura e poi sono state interamente isolate con balle di paglia. E perché avete deciso di fare questo? La paglia può essere trovata in loco, quindi non occorre andare a comprare materiali isolanti chissà dove,
a fine ciclo, diciamo, può essere completamente reintegrata nell'ambiente perché non è trattata in nessun modo. I vostri utenti sono di altre città, di altri paesi? No, qui ci sono persone che arrivano da tutto il mondo praticamente, moltissimi americani che vengono, persone da Israele, abbiamo russi, è appena andata via una ragazza dal Belgio, per dire. Quindi sono anche al corrente di quello che fate? Quando una persona arriva in stanza, insomma, trova comunque una presentazione dell'edificio e nostra e di come è stato costruito. E noi abbiamo anche altre stanze all'interno dell'edificio storico, diciamo. Questa anche per il fatto di avere una vista particolare, eccetera, quindi è molto richiesta anche in questi periodi, che di solito sono periodi morti, insomma, per cui anche nelle altre stanze c'è poco movimento, invece qua ci sono persone che vengono di continuo. Oggi siamo a Feltre per vedere come si può coniugare la solidarietà ambientale con la solidarietà sociale. Buonasera. Buonasera. Siamo alla mensa solidale Il Pane Quotidiano di Feltre. Che cosa fate qui? Noi diamo un pasto caldo alle persone che vengono qui, che si trovano in un momento di difficoltà di vario genere, ogni sera per 365 giorni all'anno. E più o meno quante persone usufruiscono di questo servizio? Varia dai periodi. In questo periodo sono 10-15 persone, però abbiamo avuto anche dei momenti in cui c'erano 20 e 22-23 persone. Noi abbiamo iniziato a recuperare appunto gli alimenti e venivano distribuiti così, coi piattini proprio di plastica. Ci sembrava una cosa poco dignitosa per le persone e quindi il nostro parroco ha avuto l'idea di aprire una mensa. Una sinergia tra la nostra associazione, che si chiama Noi con Voi di Feltre, il comune di Feltre e il centro per il volontariato di Belluno. Come funziona la vostra organizzazione? Allora, noi abbiamo un volontario che ogni giorno va a recuperare gli alimenti non consumati dalla ditta che serve all'ospedale e anche altre fabbriche. Anche qualcuno, un panificio, ci dà il pane, per cui recuperiamo alimenti che verrebbero gettati, buttati, e con quegli alimenti creiamo un menù giorno per giorno. A noi, agli ospiti, diamo del cibo che loro possono utilizzare il giorno dopo, quindi fare anche un pranzo, ma abbiamo messo in atto un sistema per cui hanno dei loro recipienti riutilizzabili. Un punto di riferimento questo serale, il fatto di avere qualcuno e di vedere delle persone, ma è anche una socializzazione tra i volontari stessi. Siamo venuti alla fattoria del Piave, in località Visone, per intervistare il maniscalco Danilo Prizzon sulla sua attività particolare e sull'esempio di ecosostenibilità che essa può dare agli altri. Abbiamo animali di diverse specie, partiamo dagli alpaca, i lama, abbiamo pecore nane, capre, pappagalli e alcune specie di tartarughe. Faccio il maniscalco, vuol dire che metto praticamente i ferri ai cavalli, faccio le scarpe su misura ai cavalli, sia cavalli da passeggiata sia cavalli per uso sportivo. Giro il Triveneto. Quando si ha a che fare con gli animali si sa che l'impegno è costante, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Non esistono ferie, non esistono festività e quant'altro. Ma si è mai pentito della sua scelta? Oh. Beh, della scelta del maniscalco no, assolutamente, anzi lo rifarei mille volte. Della scelta della fattoria pentito no, però ogni tanto è tanto dura, perché appunto facendo già un altro lavoro e poi ancora il sabato, la domenica, dover lavorare qui non avendo mai un giorno libero da poter dire stacco un attimo la spina, così ogni tanto ti fa pensare se ne vale veramente la pena. Poi a me gli animali sono sempre piaciuti, è sempre stata la mia passione fin da bambino. Il nostro progetto per quest'anno, speriamo,
è quello di poter organizzare delle attività, dei laboratori dove appunto poter mettere a pieno contatto questi alunni, queste persone, in contatto con la nostra azienda, quindi con la natura. Quest'anno anzi siamo riusciti finalmente a realizzare un sogno che avevamo da tempo, che è quello di poter avere una stalla, una struttura quindi coperta. E pensa che questo modo di vivere possa giovare alla salute del nostro pianeta? Io non credo che la nostra azienda salverebbe il pianeta. Però un piccolo esempio che poi magari si può diffondere, non lo so, per salvare il pianeta, comunque per viverlo in una maniera educata e rispettosa, senz'altro, insomma, ecco. Siamo venuti qua in Unifarco, che è un'industria di cosmesi chimica, per capire quali siano i processi che svolgono in questo ambito nel rispetto dell'ambiente e della natura. Tutte le materie prime che vengono utilizzate in un prodotto cosmetico hanno un impatto ambientale. Tutto il sistema di lavorazione per produrre un prodotto cosmetico di fatto consuma energia. Cosa facciamo noi nel nostro laboratorio? Abbiamo studiato un sistema che permette di valutare l'impatto ambientale delle materie prime che noi utilizziamo in modo tale che a parità di performance si possa scegliere quella che ha un impatto ambientale ridotto. Abbiamo degli appezzamenti sul passo Jiao, degli appezzamenti in Neve Gall, ne abbiamo uno anche qui vicino, e a seconda appunto di dove sono dislocati questi terreni, ogni anno coltiviamo delle piante officinali particolari. Hanno portato lei e la sua azienda a prendere queste scelte sostenibili. Sono solo etici o anche economici? Ah, bella domanda. Beh sì, sono etici soprattutto perché noi siamo alle pendici del Parco delle Dolomiti. Quindi pensiamo che un'azienda che è immersa nella natura come la nostra non possa danneggiare la natura. Quindi noi siamo certificati ISO 14000, che non so se sapete è una certificazione ambientale, da 15 anni. La sostenibilità invece è un concetto molto più ampio. Io posso non inquinare dove risiedo, ma potrei inquinare i mari, ad esempio. Abbiamo provveduto anche a questo e siamo certificati con una certificazione che si chiama EPD. Calcoliamo banalmente il consumo di anidride carbonica, quindi l'inquinamento atmosferico che produce qualsiasi nostra materia prima. Più strada dovrà fare per arrivare qui e più inquinerà perché consumerà più gasolio, più benzina. E non solo, una volta fatto il prodotto riusciamo a calcolare anche quanto inquina quando le persone americane mettono nei rifiuti. La quantità di energia che serve per fare il contenitore di plastica è nettamente inferiore all'energia del contenitore di vetro. Poi subentrano altri valori, che la plastica, come il vetro, è praticamente eterna. Stiamo utilizzando una plastica riciclata. E penso che Unifarco potrebbe porsi come azienda guida anche su scala internazionale. Essere guida è molto. Essere guida è molto, però nel piccolo, sì, ad esempio, sicuramente. Abbiamo incontrato il professor Andrea Giacomelli, che insegna economia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ci ha spiegato quanto sia importante un cambio di passo dal punto di vista macroeconomico per una vera svolta sostenibile e quali siano attualmente le riforme che l'Unione Europea sta cercando di adottare. Questa nuova economia potrebbe essere redditizia come quella attuale oppure è destinata a non eguagliarne i risultati? Sarà diversa, probabilmente il criterio più corretto non è quello di fare un confronto solo in termini di redditività, ma considerando oltre al mero aspetto della redditività anche altri obiettivi, in
termini di sostenibilità che sono comunque ugualmente importanti. E che ruolo dovrebbe avere l'Europa in questo processo? L'Europa ha già scelto con la nuova Commissione europea di avere un ruolo guida a livello internazionale. Sicuramente il fatto che ci sia una forte spinta dal basso è fondamentale anche per lo sviluppo a livello politico e regolamentare. Tutti gli indicatori che abbiamo a disposizione evidenziano che il fattore tempo è fondamentale, quindi anche il processo di accelerazione dell'adozione di tutte queste politiche è assolutamente fondamentale. Stiamo andando al Literarium in centro a Belluno per intervistare l'esponente del Fridays for Future con la quale dobbiamo parlare. Allora, io sono Agnese e sono dentro il Fridays for Future da quest'anno. E, siamo un gruppo di una decina di persone, un po' di più diciamo, e ci incontriamo settimanalmente più o meno per parlare appunto di tematiche ambientali e per fare qualcosa di concreto. Puoi magari spiegarci un attimo che cos'è il Fridays for Future? Si occupa di sensibilizzare e agire concretamente per quanto riguarda i cambiamenti climatici e non solo, l'emergenza climatica in generale, e comprende specialmente giovani. Concretamente da un punto di vista proprio di cose che vengono fatte. Oltre alle manifestazioni che vengono inaugurate globalmente, ci occupiamo anche di provvedere a livello locale e cerchiamo di darci sempre dei nuovi obiettivi, ad esempio sensibilizzare le persone attraverso incontri, conferenze, spettacoli, e stiamo cercando di agire anche più nella vita quotidiana, diciamo. E inoltre abbiamo anche fatto approvare la dichiarazione di emergenza climatica al nostro comune di Belluno. E perché insomma pensi che quello che state facendo sia importante anche per il comune e per il mondo? Più che importante, io direi essenziale e immediato, perché il nostro è un bisogno che nasce da dentro, in anni come questi, perché veramente siamo al limite. Fate la nostra parte. Ci siamo ritrovati a San Marco d'Auronzo per 3 giorni e abbiamo discusso con il dottore forestale Michele Cassol e votato una carta in cui abbiamo deciso i nostri impegni e che si chiama L'Olino for Future. Sono sviluppati diversi temi, come anche una grossa parte dedicata al lavoro vostro, al lavoro di gruppo. Mi è sembrato significativo questo aspetto, ecco perché penso che sia da voi che devono venire fuori le cose, come è anche stato detto, più che non diciamo essere calate dall'alto da esperti o presunti esperti che vengono da fuori. Per l'appunto, quali sono i rischi principali che si trovano affrontando questi temi? Secondo me sono gli estremismi, cioè il catastrofismo, il negazionismo, tutte quelle cose che ti portano ad assumere una posizione dogmatica e che estremizza le cose sia in un senso che nell'altro. Questo provo che sia sempre sbagliato, non perché la verità sta nel mezzo, ma perché i temi sono molto complessi, sono molto articolati e quindi vanno approfonditi con dettaglio senza lasciarsi trascinare troppo dalle emozioni. Gli impegni che ci siamo assunti riguardano la didattica oppure delle piccole cose che apparentemente sembrano insignificanti. Portare la temperatura dei rubinetti a 37 gradi e quando possibile a venire a scuola in bicicletta o a piedi. Spegnere la luce durante la ricreazione o alla fine delle lezioni e chiudere i balconi alla fine delle lezioni o dopo lo studio assistito. Ridurre il consumo di plastica a scuola fino ad arrivare alla decisione drastica di togliere i distributori automatici. Mettere una spina per l'acqua con dei bicchieri forniti dalla scuola e valutare di mettere al posto dei distributori delle merende da forno.
prestare attenzione all'impronta ecologica di tutti gli oggetti che riportano il logo della scuola, collocare in posizione più visibile e chiara tutti i bidoni per la raccolta differenziata e sensibilizzare gli alunni a un consumo critico. Impegnarsi a verificare la ecologicità dei prodotti a largo consumo e impegnarsi a trattare bene i testi scolastici in modo che possano essere passati agli studenti degli anni successivi. Sviluppare percorsi didattici sulle macropolitiche e la biodiversità. Approfondire le migrazioni dovute al cambiamento climatico e renderci disponibili in caso di calamità naturali. Interpellare direttamente i politici locali per poter avere una maggior consapevolezza di voto sui temi ambientali e inoltre per poterci avvicinare maggiormente noi giovani alla politica. La crisi in cui ci troviamo, dovuta al coronavirus, è strettamente legata alle tematiche che abbiamo affrontato in questo percorso. Non si tratta infatti soltanto di un'emergenza sanitaria, ma anche economica. Al tempo stesso, numerosi studi dimostrano il fatto che il dissesto degli habitat naturali, la deforestazione e l'inquinamento antropico sono le principali concause della diffusione di questa tipologia di virus. In questo periodo di difficoltà, abbiamo imparato che tra salute, ambiente ed economia sussiste un equilibrio fragile e fondamentale. Senza dubbio, non si può pensare di cancellare l'attuale sistema economico e ripartire da zero. Però pensiamo che, soprattutto in questo momento, sia importante raccontare queste storie che testimoniano un modo innovativo ed efficiente di dialogare con l'ambiente.